Il quartiere di Barbanella è il più antico al di là della ferrovia ed è il frutto di interventi urbanistici spontanei. Solo in un secondo momento gli interventi urbanistici diventano strutturali e organici. Villa Ricasoli o Fattoria di Barbanella è un ex edificio storico rurale dove intorno si trovavano campi coltivati. Si trova in via Giocosa nel quartiere di Barbanella a Grosseto e nel marzo 1855 la tenuta divenne proprietà del barone Bertino Ricasoli. Quello che era un territorio collegato all'agricoltura e alla bonifica era diventato negli anni 30 e 40 protagonista di diversi interventi edilizi. La chiesa di San Giuseppe è stata la prima parrocchia costruita fuori dalle mura della città per garantire l'assistenza religiosa agli abitanti del nascente quartiere di Barbanella. Fu costruita sul progetto dell'ingegnere Ernesto Ganelli e consacrata nel 1940. La chiesa fu dedicata a San Giuseppe su intenzione del vescovo Paolo Galeazzi per commemorare il passaggio a Grosseto del Papa Innocenzo II nel 1132. Il quale scrisse la bolla Iustus Dominus, con la quale aveva disposto la pace tra Pisa e Genova, ed elevava Grosseto al rango di città. All'interno troviamo infatti un'iscrizione in suo ricordo. L'edificio si richiama allo stile romanico. Sorge una pianta basilicale a tre navate, divisa da 12 comuni. Contemporaneamente alla chiesa, in questi anni viene costruito il silos del consorzio agrario e successivamente le casette del Duce. Le casette del Duce erano villette nate come alloggi popolari. Si trovano in via Castiglionesi a Grosseto. Erano 25 e ognuna di esse era dotata di 4 stanze e un orto. Il nome casette del Duce venne dato perché furono finanziate totalmente da Benito Mussolini. A partire dagli anni 50 il quartiere poi si è sviluppato seguendo una serie di interventi di edilizia popolare strutturati dall'Inacasa. Il quartiere, oltre alle abitazioni, si è dotato di una chiesa, centro commerciale di spazi pubblici di aggregazione, diventando uno spazio urbano, strutturato e razionale. I abitanti di Barbanella hanno un senso di appartenenza molto forte per il proprio quartiere. Considerano Barbanella quasi come una città a parte, probabilmente dovute al fatto che in passato Grosseto e Barbanella sono ben distanti. Barbanella è un quartiere popolare molto bello, secondo me è il quartiere più bello di Grosseto. È un quartiere parecchio unito, c'è l'orgoglio barbanellino, no? Si sente di Barbanella, c'è di Barbanella, sono case popolari, insomma, si conosce per amare un po' tutti. La chiesa di Santa Lucia è stata realizzata negli anni 60 ad opera degli architetti Pirotti, Dati e Marzucchi, che negli anni precedenti avevano realizzato anche abitazioni e centri commerciali posti vicino alla chiesa. Una volta era considerato un po' il ghetto di Grosseto, poi invece con l'avvento del Verde Maremma è diventato un quartiere normale come tutti. Era infatti rifiorito, ma non esiste più la differenza a Grosseto fra questo quartiere ed altri. Però secondo l'avviso mio è stato un po' abbandonato da tutti. Questo luogo era destinato all'aggregazione sociale ed è stato pensato dagli architetti come cuore del quartiere, che adesso è in un grave stato di degrado. Non lo so, c'è tanta gente, parecchi stranieri, parecchi e tanta gente mista, italiani, stranieri, di tutta Italia. C'è compagnia. Quando c'è un momento di difficoltà loro ci sono. Il mercato coperto ha la particolarità di generare un eco e proprio per questo i bambini ci vengono a giocare. Da poco è stato realizzato il progetto di Street Education, una creatività urbana che valorizza questa zona ed è promosso dal Comune di Grosseto.
Gli abitanti di Barbanella conservano un forte senso identitario e anche se molte zone sono in stato di degrado, vale la pena visitare il quartiere perché rappresenta una delle anime di Grosseto. È essenziale per chiunque voglia conoscere e comprendere la città.